Che cosa ne pensi dell'H? La H? La lettera H, cosa ne pensi? Che devo pensare? La lettera H è orribile. Ma in che senso? Ma se ne sta lì in bilico su quelle due travi verticali di cemento armato con quel loft abusivo ricavato da un trattino orizzontale. L'H è un obbrobrio architettonico proprio. A me sembra una lettera come tutte le altre. La S è una lettera moderna, è delineata da quei sinuosi movimenti all'interno di uno spazio, la W, con quelle guglie gotiche a richiamare la tradizione meneghina. Ma la H fa schifo! Vabbè, ma stai calmo però, c'è già bisogno. Con il mio studio abbiamo lanciato un nuovo contest, H nuova di zecca. Prospettive per un H sostenibile. Un lavoro fondamentale. Eh beh, io non posso più pensare di vivere in uno spazio urbano deturpato da certi obbrobi architettonici. Beato te che i tuoi problemi su Kiss. Ma tu invece che cos'è che fai di preciso? Ma io creo contesti. Che crei? Contesti, da cui poi nasceranno situazioni. E che situazioni? Non lo so, io le creo. Poi saranno gli individui che in quelle situazioni svilupperanno progetti. Ma in che ambito? Qualunque. Scusa, ma io non ho capito. Cos'è che fai tu? Facilito un flusso di relazioni in uno spazio-tempo ben determinato. Ma in che modo? Verificando che ci siano determinate condizioni creative. Vabbè, senti, io non ho capito, ma tu che minchia fai? Prenoto bar per gli aperitivi del mio capo. E che lavoro è? È un lavoro delicato, molto delicato. Avrai studiato, immagino. Sì, sono laureato in scienze dell'aperitivo e ho un master in Bocconi in teoria tecnica del ciò grandissimo. Che uomo elegante. La ringrazio. E lei che lavoro fa? Il gelataio. Gelataio? A Milano non c'è posto più chic di una gelateria. E in effetti ha ragione, con quello che costa un gelato a Milano. Se vuole più tardi le offro un cono dei miei. Volentieri. Il cioccolato lo ha. Ma noi a Milano non abbiamo questi gusti plebei. Che gusti avete a Milano? Beh, io potrei consigliarle un brivido scuro con un pizzico di vuoto eterno. Che gusti sarebbero? Cioccolato e fior di latte. E per chi minchia chiami così? Perché altrimenti come facciamo a mantenere i prezzi di una gioielleria, scusi? In effetti. Qui fanno dei drink veramente awesome. Cioè? Cioè che qui c'è una vera cocktail culture. Sembra di essere nel village. Nel che? Come drink di kick-off ti consiglio una penicillina. Ma come nome non è che sembra invitantissimo. Il tender ci mette dentro tre peli sudati della sua barba. Ma posso avere uno spritz normale? Uno spritz? Approvo la tua scelta glocca. Tender! Ci fai due spritz, per favore? Many thanks, many thanks. Ah, awesome! Avevi sete? No, è che devo scappare. Come scappare? Siamo arrivati adesso? Ma sei outside? Siamo qui da 5 minuti. Io sono un tipo busy. Molto busy e molto full. No, lo so io che cosa sei. Cosa sono? Un babbasunazzo. Sorry, ma non conosco questa word. Translation? La translation è più o meno pennolone o maccarrone. Non capisco. Misunderstanding? Estremi rimedi. Estremi rimedi.